Si è svolta a Fiuggi la commemorazione provinciale di San Sebastiano Martire, patrono delle polizie locali d'Italia. La manifestazione, giunta ormai alla 10ª edizione, in un crescendo di adesioni, ha visto la partecipazione di numerosi gonfaloni dei comuni della provincia Ciociara in corteo con tutte le polizie locali della provincia di Frosinone. Presso la villa comunale la deposizione della corona e si è reso onore ai caduti con la partecipazione della banda comunale Città di Fiuggi. Nella cattedrale di San Pietro è stata celebrata una santa messa di ringraziamento, officiata da Sua Eccellenza Monsignor Lorenzo Loppa, vescovo della diocesi di Anagna Latri. Vi dico grazie per il vostro lavoro, veramente, nei nostri paesi, nelle nostre città. È vero che spesso no, si distingue bene, magari altri corpi, ai carabinieri no, attiene l'ordine pubblico, altri corpi a voi attiene magari la viabilità, però pure voi state a servizio dei cittadini, state a servizio un po', ecco, della nostra convivenza. Diamo retta ai giovani, ascoltiamo i giovani, facciamoli crescere, perché la vita nostra è breve, no? Anche se non sembra. A volte noi viviamo come se non si morisse, si vive una volta sola. E San Sebastiano ci dice che la cifra per riuscire nella vita è la propria disponibilità, nei riguardi della vita degli altri. E noi dobbiamo riallacciare un po' una fraternità che si sfilaccia continuamente, no? Ma dicendo questo, prima vieni tu e poi vengo io e le mie cose. Quindi relativizzando i nostri desideri, le nostre speranze e mettendo in primo piano i desideri e le speranze degli altri. Però è la strada pure questa che ci fa ritrovare quello che siamo e soprattutto le cose più preziose che abbiamo. Al termine della cerimonia religiosa, presso il Salone delle Feste dell'Istituto Alberghiero Buonarroti di Fiuggi, alla presenza dei reparti schierati e delle autorità intervenute, è stato rivolto un saluto agli operatori delle polizie locali per ricordarne il quotidiano lavoro al servizio delle istituzioni da parte del prefetto di Frosinone Ignazio Portelli e del sindaco della città termale Alioska Baccarini. Sì, stupenda giornata stamattina in presenza della Sua Eccellenza Ignazio Portelli, della dottoressa Amato, del vescovo Sua Eccellenza Loppa, presenza di comandanti provinciali assolutamente cospicua, numerosi gonfaloni, insomma siamo fieri della cerimonia che è stata svolta stamattina. Devo chiaramente ringraziare la dottoressa Maria Assunta Trinti, il nostro comandante della Polizia Locale, la quale ha organizzato stupendamente questa manifestazione. Io ringrazio veramente tutti e auguro a tutti una buona giornata. Poi è stata la volta della relazione del comandante della Polizia Locale di Fiuggi. Sì, sono onoratissima di avere ospitato tutti i miei colleghi, comandanti delle polizie locali della provincia di Frosinone, tutti i sindaci, Sua Eccellenza il prefetto, il questore e tutti quelli che ci hanno onorato della loro presenza, compresa la cittadinanza. È la festa della polizia locale e io sono orgogliosa di far parte della polizia locale da sempre, ormai da 20 anni. Quindi è la mia missione la polizia locale. Amo profondamente la mia città e quindi ovviamente cerco di fare il possibile perché possa riuscire al massimo quelle che sono le iniziative che si svolgono sul territorio e a Fiuggi particolarmente. L'iniziativa ha voluto rendere onore a quanti fra gli agenti che prestano servizio in strada come negli uffici si adoperano ogni giorno anche in condizioni di pericolo per assicurare le migliori condizioni in termini di sicurezza, vivibilità e viabilità all'interno del territorio.